Oggi siamo usciti dall'atelier e vi ho portato a Chiaveri e vi farò conoscere le mie origini. Voglio parlarvi della mia prima ispirazione. Eccola. Il monte di Portofino. Ero su questa spiaggia quando ho disegnato la mia prima scarpa, quando ho realizzato il disegno e quando ho preso il promontorio per realizzare questa linea. E poi, ispirato da questo colore incredibile, da questo mare, finalmente ho trovato la firma che mi potesse contraddistinguere, il blu. Quindi ho deciso di fare una punta, così definita classica, e l'abbinamento del bicolore che è un omaggio a Chanel e all'eleganza perfetta degli anni 40. Sembra quasi nata da questo legno, eppure questa scarpa che per me rappresenta l'eleganza è un frutto di una ricerca di una pelle antiquata. È importante per me l'armonia dei materiali, dei colori, perché secondo me in natura non esiste un brutto abbinamento, è soltanto una questione di armonia, come ho detto, di bilanciamento del colore stesso. La giusta proporzione è quello che crea poi l'eleganza, come adesso andremo a vedere nei Carugi. Sono molto legato alla mia terra, ai suoi colori, ai suoi sapori, alla sua energia. Questo è il Carugio Dritto, che è il centro commerciale di Chiaveri. In questo posto, che da sempre è stato deputato all'eleganza, è nata la mia ispirazione per quanto riguarda proprio il bilanciamento dell'eleganza stessa e dei colori. E adesso vi faccio assaggiare il caffè in un posto speciale. Venite! Ecco, qua hanno addirittura le tazzine blu. Il caffè è veramente buono. Questo è un posto, come vi dicevo, speciale, un posto del cuore, un posto elegante, un posto dove troviamo, così, per caso, anche le mie scarpe. Non è vero, però volevo raccontarvi di cos'è per me il blu e cos'è per me questo prodotto. Vi ho raccontato prima da dove è nata la mia passione per il blu e abbiamo visto che era il mare. Bene, qui abbiamo la sintesi di tutto. Qua abbiamo l'eleganza, abbiamo il materiale, abbiamo il colore. Ora la domanda che faccio a voi è: qual è il vostro colore preferito?